Io ricordo la mia piazza, la nostra piazza. Dico che la piazza di allora mi piaceva certamente molto di più di quella che abbiamo adesso, anche se da un certo punto la funzionalità forse va bene adesso. Chiaramente al giorno d'oggi lo trovo piuttosto improbabile, per il semplice fatto, giusto per fare l'esempio delle macchine o comunque della viabilità, però sarebbe molto più bello da fare come una zona solo pedonale, chiuderla praticamente al traffico e sarebbe sicuramente più vivibile, più piazza, non come luogo di passaggio, sarebbe proprio un luogo più di incontro, più di vita, poi. La piazza che qui viene rappresentata sembra proprio
una rappresentazione della comunità, l'immagine stessa di quella che è la piazza, cioè questo luogo di incontri, di scambi di idee e di sentimenti tra le persone. Stai fermi su una roba, penso che sarà di cambiamenti, come succede dappertutto, come che è successo e come che succederà. Dopo che sia giusto o meno, non è da capire con le nuove... quello che costruirà, le idee, tutto quanto, nel senso che... quello sì, il livello di cambiamento esperienza per l'altra parte della piazza, dove che adesso non vede niente. Piazza che darei è il luogo in cui si può parlare guardando l'altro in faccia e quindi prendendosi tutte le responsabilità di parlare a un altro che si ha di fronte. Ecco, credo che ci sia un diritto alla bellezza,
un diritto alla bellezza. Poi si può vedere cosa si intende per bellezza, si dice c'è un modo di dire de gustibus non disputandum. Io ritengo che invece dei gusti si debba disputare, anche dei gusti si può parlare, il che non vuol dire che un gusto, che ci sia uno che ha ragione e uno ha torto, ma vuol dire che anche dei gusti noi possiamo dare le nostre ragioni. Ecco, da questo punto di vista, se c'è un luogo in cui si danno e si ascoltano ragioni, un luogo in cui ci si guarda in faccia, questo deve essere anche un luogo bello, cioè un luogo in cui, per così dire, ci si senta a proprio agio. Purtroppo, fate attenzione, la bellezza non è l'opposto della funzionalità. La funzionalità può essere bellissima, cioè la capacità di una cosa di rispondere al proprio scopo. Ecco, purtroppo spesso si confonde la funzionalità con la strumentalità. Ecco, direi che se voi a Meolo volete riappropriarvi della vostra piazza, dovete rivendicare come cittadini, ma anche imporre a voi come cittadini, di essere tra cittadini, cioè tra individui che si danno e ascoltano ragioni, tra individui che sanno guardarsi negli occhi e tra individui che rivendicano la bellezza come un diritto fondamentale. Grazie.